Il metodo di Giusy Montali viaggia tra l'accuratezza, la precisione e la precipitazione. Una scrittura invidiabile dove ogni cosa è al suo posto. Non ci sono sbavature e le divaricazioni risultano decisamente posizionate, a tal punto da indurre la convinzione che possano rappresentare, per così dire, le boe da raggiungere e da aggirare per permettere la continuità del flusso concettuale. Resta da precisare che quando parlo di cadute mi riferisco a cadute formali e nello specifico alle figure della caduta che trattano, anche metricamente, la scansione del testo. Talvolta sembra quasi che la giusta posizione delle figure sia frutto di un preciso calcolo matematico. Così, come già notato da Guglielmin in un articolo in rete, in fotometria, edito dal Prufrock nel 2013, si parla sia della luce sia della sua mancanza, una luce radiante che si sviluppa a partire dagli oggetti. Ma gli oggetti di Montali sono essenzialmente semantici, anche e soprattutto nel rinvio ad altri elementi che si potrebbero definire di completamento. Siamo in presenza dell'ennesima estensione che sulla falsa riga della presenza-assenza si sviluppa strutturalmente per movimenti centripeti, rivolti idealmente alla ricomposizione di un'univocità, e insieme centrifughi, votati ad una costante fuga da sé. Del resto, la fotometria rinvia naturalmente al flusso e all'intensità. Ma è un flusso, ingabbiato metricamente, che trova la sua intensità nella caduta e nella partenza. Anche Vezzali lavora costantemente in una dimensione di luce buio. Nel suo tessuto linguistico c'è spesso qualcosa che si rompe e che consente alla luce di entrare. Ma la luce di Maria Luisa Vezzali non è un antidoto al buio. La luce di Vezzali, secondo la più classica delle lezioni vicinelliane, ripara la prima rottura, ristabilisce il flusso ma procura una nuova rottura. Dispositivo epico per una scrittura che rischia volutamente il respiro poematico. Interruzioni e ribattute sono le condizioni necessarie affinché il meccanismo decreti il suo funzionalismo all'interno della struttura. Però le strutture di Montali non sono, o tantomeno non sembrano, interessate alla fuga poematica, anzi, dal mio punto di vista, cercano la prossimità con quella che si potrebbe definire energia dei piccoli punti. Non c'è una macro area semantica nella quale definirsi, ma tante piccole aree, ognuna delle quali è formata da una molteplicità di punti. Ed è proprio in quei punti che Montali innesta il suo sistema tensivo, disseminando una serie di curve di enunciati. Procedimento quest'ultimo che si potrebbe attribuire anche a Mari, che impone al suo flusso una serie pressoché continua di deviazioni. In questi procedimenti si potrebbe dire che sia la luce il vero animale che corre nel discorso, o meglio, correggendo il tiro, l'eccitazione procurata dalla luce. Quindi ad un flusso di luce corrisponde l'intensità di una alterità e la definizione di un confine. Così come, ad esempio, accade anche nella scrittura di Sissa, per veicolare quella che abbiamo definito luce altera, Montali si rifugia nella voce, o, per meglio dire, si estende attraverso un flatus, che sia propriamente sonoro, o che invece venga solo evocato dalla scrittura testuale, cosa di poca importanza. E quindi non sarà troppo azzardato definire il flatus di Giusy Montali come una figura di luce altera che rincorre se stessa nelle pieghe del discorso, creando ordine e precisione. Giusy Montali. L'emorragia che nella sera ha inizio, il giallo delle stazioni.
azioni, la desolazione di ciò che è e si avvia a perire, le destinazioni che non tornano, anche il cielo non torna nel suo disfarsi e nelle vene che tramontano. Eclissi periodica dell'ardore, lento sfacelo di sorrisi, allentarsi dello sguardo, crocifissione del cardellino, trasmutare della specie, resti sparsi di un ordine occulto, o forse solo immaginato, razio assente o non pervenuta. Elle sur mon cœur dans le silence de la nuit, mentre lui dorme sulla mia pelle spiegazzata. Elle est la chaleur de mon enfance, lui invece non capisce. Elle est le silence, lui il mio dolore. Elle est la fuite dans le vent, lui il desiderio trattenuto. Elle est le soirée d'été, lui le notti d'inverno. Les mois chantent la chanson du mai à les hirondelles, elles étaient infinies, ont crié toute la soirée, mon angoisse, ma haine. I mesi cantano nel gergo del sangue in tumulto, le rondini di questa stagione sono infinite e gridano la mia angoscia e il mio odio, mentre il sognatore accende il suo falò, infine si sciolgono, mi sciolgono. Si scioglie. Alla confluenza dei fiumi, uno ne manca, scorre nella terra, così un Dio è sepolto nel corpo, dice atterrando da uno stato all'altro. Per 30 lune l'acqua prosciugherà le coste, all'alba sarai acqua, il corpo invaso diverrà visibile. In ogni sua parte diventane padrone. Penetrare nella visione, permanere, stabilizzare l'orizzonte, abbandonare l'avvenire, restare nel rigore, tentare. I portatori di peste, io che mi sdraio e immagino il tuffo nella retina, il neurone che fugge, la candela che si spegne, gli appestati, i curati dalla peste, il ripiegarmi mattutino per ostendere i lati oscuri, m'inchino alla deità, rinuncio alla sofferenza, ma la ritrovo sdraiata sul letto, l'idrofobia, il cane che beve, il corpo che si disgrega. Il corpo si avvia, proietta luce opaca, la catena tiene, discende un flusso d'aria, una donna chiude le palpebre, dischiude le labbra, appoggia la nuca tra il braccio e la spalla, fiorisce un loto nell'occipite, ruota in luce viva, il respiro è un mare, si aprono le vertebre, si svela un monte. La lingua disserra il bianco, lo raccoglie, mi acceca. La ciclodimia è l'ultima fiducia della specie. Si vede dormire ai piedi di una quercia, l'erba tra i capelli, il sonno quieto di chi dorme in pace. La quercia affonda nel ventre, dall'ombelico si innalza, la schiena è radice e lei dorme nell'ombra, fiorisce il cranio, si trasforma in volta, voci si avvicinano, si arrampicano e lei sorregge tutti, albero e popolo. Trasformarsi nel rumore di fondo, divenire albero, fluire dall'interno, rovesciarsi nel cielo, nella terra affondare, nella stasi, il movimento, lo scorrere delle stagioni, ergersi a tempo, nel tempo, mutare a tempo, fare parte del primo suono, vestirsi di sé.
sola, tutta sola, tutt'una, nel tepore che diviene ardore per adorare le ore del fuoco e custodirle e ravvivarle nel caldo turbinio del sangue, nella pelle che respira e ricorda tirarsi addosso tutto il rosso, il giallo e l'arancione, mescolarsi al vento, al verde dell'età, viriditas, il verde della verità, custodire e l'acqua e il sole e il loro mitigarsi. Ritorno infine a casa, faccio a meno del fuoco, mi svesto dell'ultimo strato, cammino nel buio e traccio le diagonali, tu che ti ergi, tu che sei già morto, tu che ancora esisti per la mia ostinazione. Lo stato di nigredo si ottiene per esaurirsi di flogosi, io che mi spaccio, mi disintegro, succedo al mio ardore, prima però aldeggio, lancio un ultimo segnale, divento pietra nera, faccio risorgere e l'uomo e la donna e li unisco sulla rotondità del mio capo, lascio il regno, abdico il regno, lo lascio al minuscolo infante.